vedo che si è collegato con noi il direttore del Mattino Federico Monga. Lo ringrazio molto per essere con me oggi. Ci eravamo promessi che sarebbe tornato, perché su Napoli ci sono molte cose da dire e da raccontare. Ciao Federico, prima ciao, mia inviata buongiorno era la sanità e devo dirti che c'era una discreta folla. a tutti. Purtroppo sì, noi stiamo battendo su questo tema da decine di giorni. E anche oggi abbiamo fatto un'intervista con Brusaferro proprio per dire questo, perché Napoli è una realtà davvero particolare, non c'è, diciamo, ha tante qualità, però un senso di disciplina e di buonsenso non è proprio, diciamo, tra le maggiori doti dei napoletani. E purtroppo ci sono ancora delle zone dove c'è troppa gente. Certo che sono zone particolari, perché un conto è fare una quarantena in una stanza, in una casa, perdonatemi, che ha diverse stanze, insomma, esatto, ognuno ha un bravo. Po' i suoi spazi. E noi siamo andati a vedere cosa vuol dire fare una quarantena in un basso napoletano, perché i bassi napoletani ci sono ancora. E stare in 5 o 6 in due stanze tutto il giorno non è come stare è un inferno, in 3 in 120 metri quadrati, come può succedere e a molti. Poi c'è il tema del lavoro nero che il mattino aveva affrontato, e stamattina abbiamo collegato una signora che ci ha detto: io andavo a lavorare a chiamata in un B&B e non avevo nessun contratto. E questo è un pezzo importante del problema, perché c'è e bisogna tenerne conto, ci sono gli invisibili. Federico, prego. Sì, noi l'abbiamo sottolineato, cioè questo coronavirus ha scattato con una grandissima fotografia di tutti i problemi dell'Italia, di tutti i ritardi, di tutte le difficoltà, di tutti, diciamolo anche, di tutti i cancri dell'Italia. Tra questi c'è il lavoro nero, però il lavoro nero è una realtà con cui dobbiamo avere a che fare. E nel mezzogiorno, dove ci sono decine di migliaia di persone che sfuggono alla contabilità del lavoro, che risultano disoccupate, ma invece un impiego ce l'hanno, che può essere la donna che va a lavorare nel B&B, il parcheggiatore, quello che c'ha il banchetto, il cameriere, è una realtà forte, l'ha detto anche il ministro del Mezzogiorno. Queste sono tutte persone che adesso non hanno più un reddito, hanno avuto come un infarto nelle entrate, vivevano la giornata, non sanno come mettere il piatto a tavola. Senti Federico, questo è una bomba sociale, è il rischio di una bomba sociale. Tu hai detto che